sono Fede Morgana, benvenuti nel mio atelier. Oggi voglio mostrarvi come realizzo i gilet da uomo ispirati al 1700. Ci sono tantissimi modi di realizzarli e tantissimi sono i modelli che potete trovare online, nei musei e nei libri di storia del costume. Questo è uno dei metodi, poi magari vedremo insieme anche in altri video tutorial come realizzarne di differenti. Vi ricordo che potete anche acquistare un abito, un gilet, qualsiasi tipo di realizzazione dal mio atelier, quindi il vostro abito da sogno su misura, contattandomi in privato, sui social, oppure anche sul sito fedemorgana.com. Sul sito è possibile acquistare anche un cartamodello sulle vostre misure o sulle misure standard per realizzare appunto in questo caso il gilet, ma ce ne sono anche tantissimi per realizzare tutto il vostro guardaroba storico. Se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like a questo video, sempre se è di vostro gradimento, e seguirmi su tutti i social. Se ci sono altre tecniche, consigli, suggerimenti che tu utilizzi e vuoi condividere con noi, puoi scriverlo qui sotto nei commenti. Buon video! Partiamo innanzitutto dal cartamodello che potete realizzare seguendo i pattern dei vari libri di taglio storico oppure, come dicevo, potete acquistarlo realizzato su misura. Anche se il cartamodello viene realizzato su misura, bisogna ovviamente sdifettarlo addosso. Quindi andiamo a ricalcare su un foglio di carta velina la linea interna, quella di taglio, non quella compresa i margini di cucitura, di ogni pezzo, di modo che possiamo andarlo a provare su tela e poi sdifettarlo e portare le modifiche sul modello, in modo che poi, una volta tagliato su stoffa, la stoffa sia perfetta. Quindi prendiamo il nostro foglio di carta, andiamo a posizionarlo fermandolo con gli spilli. In questo caso io adesso ho un pattern sovrapposto, come vedete qui c'è sia il gilet sia la giacca, mentre a voi arriverà diviso, quindi avrete il foglio con la giacca, il foglio con il gilet. Qui l'ho realizzato insieme anche per vedere un po' le proporzioni. Come vedete la giacca è più lunga rispetto al gilet e anche gli scolli, perché la giacca ha uno scollo un po' più alto, il giro anche leggermente più alto, mentre il gilet ha il giro un po' più scavato e il collo un po' più scavato, in modo che appunto non, nella parte del collo non superi quello della giacca. Ho inserito anche nel cartamodello, come potete vedere, tutti quanti i segni dei bottoni, ma sono semplicemente indicativi, potete posizionare la bottonatura come volete. Per quanto riguarda poi il sormonto, io ho indicato una larghezza di sormonto per dei bottoni più piccoli per il gilet, più grandi per la giacca, come era storicamente corretto, ma ovviamente potete andare ad allargare o a restringere la linea del sormonto in base ai bottoni che utilizzerete. Nella giacca non c'è il sormonto perché, come vedete nelle immagini anche storiche, erano avvicinati ma non erano sovrapposti i pezzi della giacca, mentre nel gilet era sovrapposto perché era abbottonato realmente. Nella giacca la bottonatura è semplicemente decorativa, quindi erano avvicinati, accostati, e io in questo caso, per semplificare, ho realizzato quindi tutto il disegno della bottonatura che verrà speculare sia da un lato che dall'altro, e nella parte del centro davanti poi potrete andare a chiuderlo con dei gancetti in modo che rimanga fermo nella parte superiore sotto la cravatta, sotto lo jabot, e non si muova, però rimanga questo effetto speculare accostato. Quindi partiamo, come dicevo, dal ridisegnare tutti quanti i bordi del taglio al vivo senza il margine di cucitura, perché i margini di cucitura lo andremo a mettere direttamente sulla tela di prova. I margini di cucitura da inserire nella tela di prova non sono come quelli che vi ho inserito nel modello, quindi un centimetro tutto intorno più invece qualche centimetro in più per l'orlo, ma per la tela di prova dobbiamo andare ad aggiungere un paio di centimetri in più per la spalla e 2 centimetri in più, almeno anche 3, per i fianchi. Ovviamente andiamo a posizionare la carta sulla tela, facciamo un imbastito tutto intorno,
per avere i segni, tutti, segnare tutti i segni di tutti gli attacchi, come ci sono le tacche della vita, lo spacco, il centro davanti, tutti i segni importanti, e in più lasciare questi centimetri abbondanti, perché nel momento in cui lo andiamo a provare addosso abbiamo quindi la possibilità di andare ad allargare un pochettino. Tutte le modifiche portate sulla tela le riportiamo sul cartamodello e di qui, una volta corretto, possiamo andare ad aggiungere i margini di cucitura, invece quelli standard, per andare così tranquillamente a tagliare e a passare a macchina. Per quanto riguarda la prima parte, quindi quella del gilet, possiamo scegliere se andare a fare un, per il discorso della bottonatura, siccome ha questa linea qui diagonale nella parte del sotto del centro davanti, se noi andiamo a lasciare il sormonto e il margine di cucitura, dobbiamo poi andare a fare una piegatura che vi farò vedere nella realizzazione, oppure possiamo andare a decidere di realizzare una paramontura tutta intera nella parte del davanti, quindi che faccia questo disegno come sarà disegnato poi sul vostro cartamodello, e quindi tagliare la parte del dritto del tessuto più la parte della paramontura. In questo caso, che insomma il sistema è un pochettino più semplice, io in questo caso invece ve lo farò vedere nella realizzazione tagliato intero nella stoffa e quindi piegato e ripiegato, ma il sistema è lo stesso. L'importante è andare a dare dello stesso tessuto nel risvolto interno tutto quanto un profilo che dia sia pulizia al capo, perché nel momento in cui si apre leggermente si vede la stessa stoffa che pulisce all'interno, sia maggiore sostegno, perché ovviamente la paramontura verrà intelata e quindi avrà ancora più rigidità, e per il discorso della bottonatura e degli occhiali avremo più sostegno. Nella parte invece del dietro, quindi parliamo sempre del gilet, parliamo sempre della parte del modello. Nei modelli storici questi gilet erano aperti nel centro dietro e tenuti poi con dei laccetti, di modo che nel momento in cui si andava a prendere qualche chilo in più era possibile tranquillamente allargare il gilet, perché come dicevamo nella parte davanti la giacca non abbottonava, quindi non tirava, non aveva problemi. Andando ad allargare il gilet nel dietro, anche nel momento in cui la pancia dovesse aumentare notevolmente, allargando semplicemente da questi laccettini era possibile adattarlo al fisico. Nel modello che ho realizzato invece il centro dietro del gilet segue quello della giacca. Questo potete farlo solo se siete appunto taglia abbastanza standard e non predisposti a prendere molti chili. Nel momento in cui invece volete andare a creare un gilet che si adatti facilmente, come vedremo insieme nella realizzazione di quello che farò, perché sarà uno standard da adattare a più modelli, possiamo andare a tracciare una linea. Quindi questa è l'unica differenza, se volete apportarla in base al cartamodello che vi arriverà, una linea dritta che segue quella della spalla, quindi del centro dietro della schiena, invece di andarsi a stondare in vita e aggiungere questo spacchettino qui, l'andiamo a tracciare dritta completamente. Possiamo andare a tagliare in un unico pezzo, più ovviamente facendo uno spacco fino all'altezza della vita per maggiore comodità per il fianco, oppure possiamo andare a tagliarlo direttamente fino all'altezza più o meno di una decina di centimetri sotto al collo, in modo che appunto si può allargare completamente, quindi si può andare ad aumentare anche la larghezza della vita. In questo caso io appunto vi farò vedere come realizzarlo con questa modifica con i laccetti, altrimenti anche su questa parte andate a ricalcare tutto su tela, sui margini di cucitura, quindi la linea di cucitura, quindi senza aggiungere i margini, e i margini li aggiungete soltanto su tela, sul fianco e sulla spalla. Per quanto riguarda poi invece l'orlo sotto del rimesso,
sia davanti abbiamo visto che appunto può essere aggiunta la paramontura oppure lasciare tutto quanto un margine di cucitura intorno. Nella parte invece del gilet del dietro solitamente erano realizzati di fodera ed erano anche alle volte più corti rispetto al davanti, non presentavano decorazioni. E quindi se decidete di farlo in fodera vi basterà aggiungere semplicemente un centimetro di margine di cucitura come per tutto il resto. Se invece decidete di farlo nella stessa stoffa senza decorazioni, perché magari volete lasciarlo anche a vista, avete più stoffa e vi piacerebbe concluderlo tutto quanto nella stessa maniera, potete lasciare anche qui il margine di rimesso di 5 cm come lasceremo anche nel davanti, per poi andarlo a ripiegare e pulire internamente in fodera. Questo dipende insomma da come preferite. Io dicevo, solitamente li realizzavano tutti in fodera e quindi poteva anche essere più corto, non c'era problema perché il dietro del gilet non veniva mai visto, avendo anche poi questa lacciatura per agevolare il movimento era sempre tenuto appunto nascosto. Questo dipende da come preferite. Quindi una volta ricalcato il modello, portato su tela, sdifettato, riportate tutte le modifiche sul cartamodello originale che ricordo non va mai tagliato, possiamo andare a ricopiare il modello definitivo corretto per andarlo a portare su stoffa. Potete anche direttamente appoggiare la tela, quindi utilizzare quella tela come modello se l'avete sdifettata lì e poggiarlo direttamente sulla stoffa. In questo caso invece che lo sto realizzando per la prima volta, quindi non ho ancora realizzato la tela di prova perché non è su misura ma è standard, ho quindi portato tutte quante le modifiche, tutti quanti i margini di cucitura di un centimetro tutto intorno. Ho segnato indicativamente appunto dove va la posizione della tasca, ho aggiunto 5 cm di margine nell'orlo inferiore, 5 cm in questa parte qui che è quella che andrà ripiegata di sbieco, e invece qui nella parte del centro davanti c'è la larghezza del sormonto che è pari al doppio di questa distanza, che è praticamente quella dalla linea del centro davanti, la parte del sormonto della bottonatura. Quindi ho realizzato tutto questo, è il doppio praticamente di questa parte qui, perché verrà ripiegata e quindi la linea del centro davanti della bottonatura sarà precisamente al centro. E poi ho lasciato, in questo caso per me erano 3 cm, e poi ho lasciato un margine in più di 2,5 cm che verrà ripiegato per dare ancora più sostegno alla bottonatura e per pulire tutto. Adesso quindi possiamo andarlo a posizionare sulla stoffa. Se invece avete realizzato la paramontura a parte, in questo caso quindi basterà aggiungere semplicemente un centimetro di cucitura alla linea del sormonto, quindi non a quella del centro davanti, fate bene attenzione, ma alla linea oltre che è segnata nel modello, quindi avrete il bottone e la linea poi della fine della stoffa. Quindi se fate la paramontura aggiungete solo un centimetro tutto intorno. Posizioniamo su stoffa, che ovviamente deve essere lavata e stirata. Io in questo caso ho scelto questa stoffa, che verrà poi decorata con impreziosita con del pizzo e dei ricami solo nella parte davanti. La stoffa va sempre, ricordo, lavata e stirata perché potrebbe restringersi. Io in questo caso, avendo parecchia stoffa, ho deciso di realizzare in stoffa anche il centro dietro. Come vi dicevo, quindi, se in questo caso voi avete realizzato il dietro sfiancato con lo spacchetto, lo andate a posizionare direttamente su stoffa. Io in questo caso lo faccio sdoppio, potete sennò anche doppiare il tessuto e fare i punti lenti. Preferisco farlo in questa maniera, così posso incastrare un po' i pezzi, dato che il tessuto non ha un particolare disegno, quindi ovviamente devo fare attenzione a metterli sempre tutti in dritto filo, però posso anche posizionarli specchiati sopra sotto perché non ha una particolare trama e un motivo decorativo. In questo caso, come vi dicevo, io il centro dietro lo faccio intero,
e farò lo spacco solo fino all'altezza della vita, perché non ho bisogno di aggiungere molta vestibilità in più, e questo sarà un modello di base, quindi non avrà importanza. Se invece volete dare più possibilità di allargarsi anche all'altezza della vita, dovete andarlo a tagliare, come dicevamo, un po' più in alto. Se invece non è necessario, quindi lo potete fare all'altezza della vita o all'altezza del bacino, semplicemente per agevolare il movimento e quindi la camminata, perché se lo facessimo invece tutto quanto intero avrebbe la possibilità di aprirsi soltanto sul fianco e risulterebbe un po' scomodo. Poi comunque, tenendo conto che anche la giacca ha lo spacco, è sempre meglio fare lo spacco assolutamente anche al gilet. Quindi in questo caso piego la stoffa in doppio e lo vado a posizionare precisamente con la linea sulla piega. Se invece vogliamo, non abbiamo abbastanza stoffa per farlo in doppio, vogliamo, possiamo anche fare una cucitura, quindi ricordandoci di andare a lasciare i margini di cucitura. Dopo aver tagliato tutti i pezzi, se noi abbiamo già realizzato la tela di prova, questa sarà la tela che verrà praticamente fermata sul tessuto con dei punti lunghi e diventerà il nostro sostegno. Altrimenti possiamo utilizzare una tela adesiva, che verrà in questo caso attaccata, intelata sul rovescio, solo la parte del davanti, quindi per il dietro non ne abbiamo bisogno. Se abbiamo realizzato la paramontura, verrà intelata tutta quanta la paramontura anche, altrimenti in questo caso possiamo, se abbiamo realizzato in questa maniera, ripiegare semplicemente quel margine di rimesso che abbiamo visto, era quello che andava ripiegato su se stesso, quindi quello non ha bisogno di essere intelato, e la paramontura la tela adesiva la andiamo ad attaccare per tutta la parte tranne questo pezzettino, perché non abbiamo bisogno, quindi possiamo farlo un po' più corta, solo nei due pezzi del davanti. Facciamo attenzione a tagliare la tela adesiva anche mezzo centimetro in meno rispetto a quello che è il bordo, perché altrimenti potrebbe attaccarsi all'asse da stiro e sporcarlo. Quindi andiamo a rifilarla tutta quanta intorno, e ricordo che la tela adesiva ci serve per dare maggiore sostegno. Se vogliamo utilizzare la tela invece cucita a mano, questo stesso lavoro lo dobbiamo fare fermando con dei punti che poi, senza nodo, che poi sul dritto verranno sfilati alla fine di tutto quanto il lavoro. Adesso andiamo a stirare la tela sulla stoffa e anche i due pezzettini della tasca, le due parti superiori, che poi andranno pulite sempre in fodera o con lo stesso tessuto e attaccate. Per la nostra tasca, dopo aver attaccato la tela, andiamo a prendere quindi il disegno e abbiamo bisogno di realizzare la tasca in forma, aggiungere un margine di un centimetro che sarà quello del ripiego, perché la tasca verrà cucita qui e poi ripiegata sul dritto, e quindi andando a disegnarla sulla tela tutto il margine intorno, dobbiamo andare a lasciare poi il margine di cucitura di un centimetro. La mettiamo dritto su dritto, spigliamo e andiamo a cucire, ricordandoci di lasciare aperto un pezzettino nella parte superiore per consentire poi di rivoltarla. Andiamo a rifilare tutto quanto intorno a un centimetro e negli angolini invece facciamo un angolo a 45 gradi a distanza di un millimetro dalla cucitura, in modo da togliere il tessuto in eccesso che può dare fastidio. Qui invece nella parte curva ci avviciniamo e andiamo a rifilare a 3-4 mm dalla cucitura. Sempre lì dove arriviamo alla punta tagliamo a 45 gradi e andiamo a pulire tutto il bordo, perché essendo curva questa parte ci può dare fastidio e creare troppo accumulo di tessuto all'interno. Dalla parte dell'apertura lo andiamo a rivoltare al dritto
piano, facendo attenzione a non aprire le cuciture. Se il tessuto è cedevole, noi qui l'abbiamo intelato e non c'è problema, ma se nella parte della fodera è molto cedevole, vi consiglio di fare due cuciture ravvicinate in modo che venga saldato meglio. Aiutiamo a fare uscire le punte con il dietro di un pennello non esageratamente appuntito, perché potrebbe bucare la stoffa, e andiamo a spingere per bene tutto il tessuto, che poi andrà stirato per appiattire. Se necessario, se il tessuto non si appiattisce facilmente, potete andare a effettuare anche un'impuntura tutto nel bordo, anche un'impuntura decorativa con un punto ricamo. In questo caso mi sarà sufficiente semplicemente andare a stirarlo. Altro dettaglio importante è gli angolini. Se noi decidiamo di applicare la tasca direttamente piatta senza rivoltare questo margine, possiamo lasciare gli angoli anche leggermente più larghi. Altrimenti, se decidiamo appunto di cucirla in questa maniera e ripiegarla come è corretto insomma fare, dobbiamo fare attenzione che gli angolini del cartamodello siano leggermente più piccoli nella parte superiore, in modo che poi quando verrà ripiegato non sporgeranno. Se invece appunto decidete di, perché il tessuto è molto doppio, di metterla direttamente applicata, possono essere anche leggermente più larghi e quindi verrà fermato tutto con un'impuntura nella parte superiore a vista. Preparate le nostre pattine, le possiamo mettere da parte e riprendiamo il centro davanti per andare a realizzare quindi la tasca. Posizioniamo per bene in doppio il tessuto, perché dobbiamo andare a fare i segni. Quindi spieghiamo. Questo passaggio lo possiamo evitare se decidiamo di fare i punti lenti in imbastitura. Io in questo caso invece utilizzerò la carta copiativa da tessuti, quindi spillo la stoffa per fermarla precisamente in doppio, posiziono il cartamodello di un lato, lo fermo e posiziono nella parte sottostante la carta copiativa. In questo caso la utilizzo rossa, perché ovviamente deve essere sempre un colore a contrasto per potersi vedere per bene. Dopodiché con la rotella vado a segnarmi tutti i punti. Allora, questa è l'altezza dell'attacco della nostra tasca. Dopodiché andremo a rientrare di un centimetro da un lato, un centimetro dall'altro e scendere di un centimetro per andare a disegnare il nostro attacco del sacchetto tasca, tenendo conto che andremo ad effettuare una cucitura qui a macchina e a tagliare in questa maniera. Quindi dobbiamo far bene attenzione a rientrare di un centimetro da entrambi i lati e a scendere, di modo che la tasca verrà coperta dalla nostra pattina. Possiamo anche farla leggermente più bassa, anche un centimetro più bassa. L'orlo. Non serve ricalcare il sacchetto tasca, perché quello andrà inserito con la fodera, la tacca della vita, e volendo possiamo segnarci già tutte le tacche della bottonatura.
è importante segnare anche la linea del centro davanti e la linea del ripiego. Possiamo togliere la carta, come vedete il segno è ben evidente, e quindi possiamo andare a togliere il cartamodello, quest'ultima linea manca, togliere il cartamodello senza dividere i pezzi. Rigirare e andare a ricalcare tutta questa linea per avere i segni su entrambe le parti. Dopo aver ricopiato i segni da una parte e dall'altra, possiamo utilizzare una carta copiativa leggermente più chiara, quindi io in questo caso utilizzo una bianca che non dà troppo nell'occhio, e possiamo quindi andare a ricalcare sul dritto della stoffa tutti i segni tranne quelli dell'orlo, quelli del vita. Quindi in sostanza dobbiamo andare a realizzare nella parte destra, quindi dove vanno le asole, facciamo non una linea continuativa ma semplicemente un trattino lì dove c'è la linea del centro davanti, quindi dove inizia l'asola, e un trattino della larghezza del nostro bottone, quindi della larghezza della nostra asola, verso l'interno senza segnare il termine. Quindi avremo alla fine il trattino della linea del centro davanti e il trattino dell'asola, di modo che poi tutte le asole verranno segnate ugualmente. Non facciamo un'imbastitura perché poi il filo sarebbe magari d'intralcio, si incastrerebbe insieme a quello della cucitura. Altro segno che possiamo fare con la carta copiativa è quello della tasca, quindi poi sul dritto avremo il nostro segno di cucitura della tasca. E invece gli altri segni, quelli della linea del sormonto, quindi della fine del nostro pezzo, e quello della ripiegatura, come anche quello dell'orlo e quello di questa piega, vanno tutti quanti fatti imbastiti, di modo che poi dal dritto invece verrà sfilato e non rimarrà nessun segno. Lì dove invece abbiamo nel lato sinistro del davanti andranno i nostri bottoni, non serve fare quindi la lunghezza dell'asola, ma semplicemente fare quindi un X, un più, lì dove andrà il bottone, mentre anche qui la tasca va fatta e tutti gli altri segni andranno fatti imbastiti. Ecco qui il segno più, così sapremo precisamente dove andare a inserire il bottone senza poi avere fili che restano d'intralcio. Come dicevo, se volete potete anche naturalmente fare un'imbastitura, questo dipende da come siete abituati e come preferite lavorare. Quando andiamo a fare l'imbastitura dobbiamo iniziare da un paio di centimetri oltre il punto e proseguire fino alla fine senza mai fare il nodo. È importante continuare oltre il bordo perché così avremo la X precisa di dove sarà il nostro angolo d'attacco. Non serve fare dei punti molto fitti, l'importante è che la linea sia ben dritta e che quindi ci consenta di capire lì dove andrà la piega, quindi un imbastito largo è più che sufficiente, senza fermare da nessuna parte, quindi né all'inizio né alla fine. Dopo aver imbastito tutto, quindi troveremo questa linea con la X che corrisponde al punto sopra e sotto lì dove abbiamo l'orlo, e poi questi segni quindi gessati lì dove avremo le asole. Cosa molto importante, dobbiamo fare attenzione che il rimesso che noi abbiamo lasciato, questo rimesso qui, che è quindi la linea del centro davanti, la linea di piega del davanti, e poi abbiamo invece il risvolto da piegare con il margine di cucitura dopo che andrà all'interno, dobbiamo fare bene attenzione che questa linea qui sia superiore alla distanza tra l'imbastitura della linea della congiunzione del davanti fino alla fine dell'asola più almeno mezzo centimetro, perché ovviamente andrà ripiegato così, ripiegato nuovamente su quella linea
che possiamo o già imbastirla oppure disegnarla dopo in gesso, perché tanto non si vedrà se sarà sul rovescio, di modo che poi, una volta effettuata l'asola su questa parte qui che abbiamo gessato, abbia almeno un mezzo centimetro in più e quindi rimanga bella stesa, altrimenti poi avrà uno scalino e non è bello, insomma. Quindi adesso passiamo a tagliare il sacchetto fodera, il sacchetto tasca, che può essere in fodera oppure sempre dello stesso tessuto, come preferite. È preferibile sempre, solitamente, farlo dello stesso tessuto per la parte superiore, che quindi verrà poi messa sotto e sarà quella visibile, mentre nella parte interna è possibile farlo anche in fodera. Io in questo caso, come dicevo, avendo tanta stoffa, lo faccio sempre tutto quanto della stessa stoffa, così non ho problemi. Andiamo a tagliare, come da cartamodello, il sacchetto tasca, ricalcando questa parte qui, che è indicata come appunto sacchetto tasca, lasciando sempre il margine di cucitura di un centimetro. Ne dobbiamo tagliare due pezzi, oppure possiamo anche farlo in doppio, quindi sviluppare questa parte, piegare il cartamodello e l'altra parte, quindi avere una sorta di quasi diciamo ovale, perché poi invece i lati sono abbastanza dritti, con questa linea al centro, che sarà quella su cui che posizioneremo su questa linea che abbiamo segnato, e quindi sarà il centro della nostra tasca. In questo caso, per il centro dietro, avendo una stoffa molto sostenuta, non ho bisogno di andare a mettere una fodera, ma ho tagliato direttamente il centro dietro in doppio, come dicevo, su questa linea, lasciando il margine di 5 cm come nel davanti, anche nel dietro, per pareggiare un po' le altezze. Dopodiché ho tagliato fino all'altezza della vita lo spacchetto, ed è possibile quindi, in questo caso, se abbiamo una fodera, lo andiamo a pulire tutto quanto con la fodera, altrimenti io lo ripiegherò e farò una cuciturina con questo bordino per ripulirlo tutto quanto intorno. Dopodiché ho deciso di andare a pulire spalla e fianchi direttamente in doppio con il tessuto, quindi inserendolo tra tessuto e fodera. Dopo averla tagliata, effettuiamo quindi queste tacchette, che sono quelle del centro, ci daranno la posizione corretta per piazzarla. Tagliata in doppio, la andiamo a posizionare quindi sul dritto, facendo combaciare precisamente quindi la metà della tasca con la metà di questa parte qui della tasca, tenendo conto quindi che avanzeranno all'incirca un centimetro da un lato e dall'altro. Fermiamo tutta la tasca con gli spilli tutto intorno per tenerla ben ferma, di modo che possiamo andare a togliere gli spilli centrali, che non ci daranno più impiccio nella cucitura. La rigiriamo sul rovescio, lì dove abbiamo già il segno ben visibile, e quindi adesso andiamo ad effettuare una cucitura a macchina su tutto il perimetro, puntando bene l'ago negli angoli e continuando, senza quindi andare oltre, un rettangolo preciso. Dopo aver effettuato la cucitura, possiamo andare a tagliare al centro. Arrivando a un centimetro dal bordo, e quindi poi qui andiamo a fare dei taglietti fino ad arrivare alla cucitura, ovviamente facendo attenzione a non tagliare fino al margine, ma un millimetrino prima. Possiamo adesso togliere gli spilli . Rivoltare la parte superiore e andarla a fermare con gli spilli, così.
Adesso possiamo andare a effettuare una cucitura segnando per bene che debba arrivare qui, quindi dove termina la cucitura un millimetro prima, e qui. E andiamo a effettuare una cucitura, un'impuntura a 1 o 2 mm dal bordo, fermando, arrivando alla fine e fermando. Questo ci servirà a fare in modo che il sacchetto tasca non esca. Questo nella parte superiore, dopo vediamo come fare nella parte inferiore. Dopo aver tolto gli spilli, tagliato i fili in eccesso, possiamo andare a inserire la tasca all'interno, quindi rovesciarla, e possiamo andare a effettuare la stessa impuntura nella parte sottostante. Questa volta però io preferisco andare a spingere per bene tutta la stoffa al bordo, rivoltarla, spillarla e andare a effettuare un'impuntura che tenga, quindi dal dritto, sempre 1-2 mm sotto, sempre senza oltrepassare questa linea, quindi da qui fino in fondo, e che quindi tenga la tasca già rivoltata. È possibile anche andare ad aprire e fare lo stesso tipo di cucitura come quella che abbiamo effettuato qui, dopodiché rivoltando andare a stirare, in questo modo quindi non avremo cucitura. Però dicevo, io preferisco farla a vista, tanto comunque viene nascosta dalla pattina e così rimane più ferma. Facendo bene attenzione a non prendere la parte sotto, quindi apriamola e andiamo a fare questa impuntura qui, da qui fin qui, a 1 o 2 mm dal bordo. Adesso possiamo mettere nella parte sotto e stendere per bene e fare in modo che questi angolini qui siano ben tirati. Spigliamo la tasca in tutte e tre gli strati, quindi quello esterno e i due sacchetti fodera, per andare ad allineare per bene. Rivoltiamo e andiamo adesso a effettuare una cucitura che tenga insieme queste tre parti, quindi il sacchetto tasca e questa linguettina, quindi una piccola cucitura qui da un lato e dall'altro. Adesso, prima di togliere gli ultimi spilli dal dritto, dobbiamo andare a girare sul rovescio e andare a inserire una serie di spilli qui sul bordo, soltanto tra i due strati della tasca, quindi senza prendere lo strato esterno come ho fatto qui, facendo ben attenzione a tener per buono il lato un po' più corto. Ovviamente questa distanza sarà maggiore, maggiore sarà la vostra larghezza di questa cucitura. Se le fate più ravvicinate, quindi se il rettangolo iniziale lo disegnate più ravvicinato, questa misura sarà inferiore. Teniamo per buono quindi il lato più corto, quindi nel momento in cui andiamo a disegnare il nostro sacchetto tasca dobbiamo ricordarci che debba essere sufficiente per inserire gli oggetti, la mano, quello che vogliamo, e lasciare abbastanza margine di cucitura per poi quindi andare a effettuare un'impuntura, una cucitura soltanto su questi due strati spillati a metà tra il bordo è questa cucitura che abbiamo effettuato prima, quindi all'incirca a mezzo centimetro da questa cucitura, tutta una cucitura sul bordo, o tripla oppure due cuciture ravvicinate, tenendo appunto per buono questo. Dopodiché uno zigzag su questo margine per fermare tutto e fare in modo che non sfilacci e quindi renderla un po' più resistente. Ecco qui come ho fatto, quindi ho fatto due cuciture e lo zigzag che blocchi il tutto. Non c'è bisogno di farlo da questa parte, questo rimarrà nascosto e quindi una volta fermato qui non c'è problema. Io preferisco fare questa lavorazione in modo che non ci sia tanto scalino, rimanga sottile, quindi la tasca va a sfinire, diciamo, ed è molto più resistente.
potete naturalmente, volendo, anche rifilarlo alla stessa distanza e fare lo zigzag insieme, ma in questo metodo mi trovo bene, insomma. Quindi adesso possiamo andare a togliere tutti gli spilli. E stirare sul dritto la nostra tasca. Dopodiché qui possiamo andare a posizionare la pattina, come dicevamo, lasciando un centimetro da una parte e un centimetro dall'altra, quindi centro con centro, o direttamente in questa maniera, quindi appoggiando il termine della pattina sul termine della tasca e facendo un'impuntura qui per poi risvoltarla, stirarla e fare magari un paio di puntini ai bordi per tenerlo maggiormente fermo, oppure, come io solitamente preferisco, andare ad appoggiare direttamente la pattina, sempre tenendo conto dei margini, un centimetro su, quindi volendo ce lo segniamo con il gesso, con gli spilli lo posizioniamo e andiamo a effettuare quindi qui un'impuntura per tenere direttamente ferma la pattina. Quindi questa impuntura rimarrà a vista. Potete scegliere il metodo che preferite, è indifferente. Poi ovviamente questa tasca può essere decorata e abbellita come preferite, volendo può essere anche fatta una asolina qui e mettere un bottoncino qui nella parte della tasca per tenerla chiusa. Ci sono anche alcune tasche di alcuni abiti del Settecento che hanno qui una serie, la pattina magari è molto più grande, e hanno una serie di asole con tanti bottoni, alcuni finti, quindi alcune asole sono finte e hanno semplicemente lo scopo decorativo, altre invece hanno un'utilità, quindi servono per tenerla chiusa. Dopodiché, dopo aver appunto stirato, poi applicata la pattina, possiamo passare adesso al taglio della fodera. Per tagliare la fodera non abbiamo bisogno di questo rimesso, perché lo abbiamo già tagliato in stoffa, quindi lo possiamo piegare anche questa linea qui, la linea dell'orlo sotto, perché appunto avendo lasciato 5 cm in più sulla stoffa non ne abbiamo bisogno. Se invece in questo caso noi abbiamo realizzato la paramontura seguendo il cartamodello, poi in un altro video vi farò vedere come realizzarlo per la giacca, quindi sulla giacca abbiamo già la paramontura e vedremo come confezionarla. E quindi in questo caso, se voi utilizzate la paramontura anche per il gilet, dovete naturalmente andare ad aggiungere il margine di cucitura al pezzo della fodera. Prendiamo la fodera, lo metto sempre sdoppio per incastrare meglio il tessuto e risparmiare, però volendo potete anche metterlo in doppio senza problemi. Fermiamo tutto e naturalmente andiamo a segnare sempre il punto della vita. Tagliamo tutto, il contorno, i margini sono già inseriti, quindi non dobbiamo lasciare l'altro, e ci ricordiamo sempre di fare un intacchetto all'altezza della vita. Adesso passiamo a rifinire il dietro, come dicevo prima, quindi potete farlo in fodera oppure potete anche fare lo strato esterno in tessuto, l'interno in fodera. In questo caso io ho appunto un tessuto abbastanza sostenuto, ho fatto un solo strato con la parte intera e il taglio un 5 cm sopra, più o meno all'altezza della vita, in modo da poter avere questo gioco e allargarsi. Qui poi andrò a mettere una serie di laccetti per poter stringere e regolare il nostro gilet. Volendo si può andare a fare anche la lacciatura stile corpetto, quindi andare a mettere gli occhielli metallici per poter regolare, e quindi in quel caso bisogna aprire tutto, quindi magari fare
due parti in doppio con la parte della piega qui al centro dietro, dove andranno messi gli occhiali, e cucire soltanto la fine, quindi la parte terminale, insieme. Magari in un prossimo video vi farò vedere quest'altro passaggio. E nella parte del taglio, quindi, l'ho rifinito, questo è il rovescio, questo qui è il dritto, l'ho rifinito con una doppia piegolina per pulire il tutto, mentre arrivata qui con un piccolo punto zigzag per rifinire. Adesso bisogna calcolare l'altezza dove arriverà lo spacco, quindi fin dove sarà attaccato il pezzo, quindi appoggiamo un certo modello. E andiamo a fare un intacco su tutti e due gli strati lì dove arriverà lo spacco. Adesso quindi possiamo andare a pulire con lo stesso sistema, quindi facendo una doppia piegolina e andando a effettuare una punturina fino all'altezza dello spacco. Dopodiché stiriamo tutto e possiamo andare a montare sulla fodera. Possiamo andare a appoggiare dritto su dritto, facendo combaciare il segno della vita e dello spacco. Andiamo quindi a spillare. Con gli spilli all'esterno. Fino quindi all'altezza dello spacco, dopodiché ripieghiamo a 45 gradi lo spacco e lo fermiamo con uno spillo. Adesso possiamo andare a piazzare la fodera, il dritto sul rovescio del nostro tessuto. Facciamo combaciare anche qui tutti i segni, e gli spilli, avendoli messi all'esterno, li possiamo tranquillamente sfilare e rinfilare. Qui dove abbiamo accavallato possiamo tranquillamente andare ad appoggiare la fodera e continuare senza arrivare fino alla fine, perché qui il tessuto sarà piegato un centimetro finale e ripiegato su se stesso. Quindi magari mettiamo un paio di spilli per tenere in forma, ripiegato su se stesso, sempre facendo ben attenzione che giri bene il bordo. Ecco qui. Stesso lavoro lo facciamo ovviamente anche dall'altro lato. Adesso possiamo andare a effettuare un'impuntura a macchina, tenendo conto che qui all'altezza dello spacco dobbiamo fare bene attenzione a non superare quella linea fin dove è attaccato lo spacco, perché altrimenti sennò lo cuciremo ripiegato. Quindi un'impuntura a tutto, da cima a fondo. Io ho effettuato due impunture vicine in modo che tenga maggiormente il tessuto. Dopodiché possiamo rivoltare dritto, togliere tutti gli spilli. Come vedete, qui dove abbiamo fatto la cucitura lo spacco rimane non tirato. Andiamo a rifilare un pochettino la stoffa in eccesso qui nell'angolino per rivoltarlo. Poi ovviamente, se volete invece lo spacco pulito, basta lasciare in stoffa un pochettino di rimesso per poi rigirarlo sulla fodera e pulirlo, così vedrete anche un pezzettino di stoffa nello spacco. In questo caso non mi interessa, perché essendo il gilet non si vede, quindi va bene così. Possiamo quindi andare a tirare per bene tutta la stoffa
e spillare in questa maniera. Adesso andiamo a stirare per appiattire, dopodiché spostiamo gli spilli mettendoli tutti quanti in orizzontale a un paio di centimetri dal bordo per poter andare a effettuare un'impuntura dal dritto più o meno a un paio di millimetri dal margine, di modo da tenere ben fermo tutto quanto il bordo e la fodera interna e dare anche un po' più di sostegno alla cucitura. Cucito il fianco, adesso passiamo ad assemblare le spalle. Mettiamo dritto con dritto, senza mettere la fodera al momento, mettiamo soltanto la stoffa, dritto con dritto, sempre con gli spilli verso l'esterno. E poi andiamo a montare anche la fodera, girandola però dall'altra parte, cioè dritto della fodera sul rovescio del dietro del gilet, facendo ruotare questa parte qui dal davanti, ruota verso il dietro. Andiamo a effettuare un'impuntura a un centimetro, sia su una spalla sia sull'altra, prendendo quindi tutti e tre gli strati. Possiamo andare a rivoltare quindi la fodera e il tutto sul dritto. Anche qui andiamo a stirare e a fare un'impuntura. Fermiamo anche la fodera nel giro della manica e andiamo a effettuare un'impuntura anche qui a distanza di mezzo centimetro dal bordo. Ora possiamo procedere nel piegare l'orlo sulla linea dell'imbastitura, mettendo gli spilli più vicini possibili al bordo. Dopodiché adesso possiamo andare a inserire un pezzettino di orlo svelto, l'orlo quello biadesivo, in questa parte qui e volendo anche in questa parte qui della tasca per tenerla ben ferma. Oppure possiamo anche fare dei puntini a mano, tenendo quindi questa stoffa e la tela, senza andare però a far vedere il punto sulla parte esterna. Io in questo caso, per velocizzare, monterò l'orlo adesivo termico. Dopodiché, dopo aver montato questa parte, possiamo anche andare a piegare quest'altra parte e piegare leggermente l'angolino in modo che sia a 45 gradi. Possiamo, se è troppo, anche andare a scartare un pezzettino di tessuto. Il mio non è molto doppio, quindi lo posso lasciare tranquillamente. Qui sempre possiamo andare a montare una parte di orlo svelto in questo pezzettino e questa parte qui invece sovrapposta la possiamo andare a fermare con un sottopunto. Tutta quanta la fodera sulla stoffa e andiamo a spillare il collo vicino all'orlo. Mettiamo qualche punto qui vicino al centro davanti, qualche spillino a distanza più o meno di 5 cm, sempre facendo attenzione a non tirare la fodera ma accompagnandola, anzi magari lasciare leggermente qualche millimetro di morbidezza. Ok, spilliamo sempre qui all'interno di circa di 5 cm e adesso possiamo andare a ripiegare solo in questa parte e nell'orlo inferiore. Ripieghiamo e posizioniamo gli spilli a
più o meno 1,5 cm, 2 cm. Ora qui possiamo andare a stirare e qui invece ripieghiamo sulla linea dell'imbastitura e nella parte finale qui andiamo a fare un tacchetto che arrivi all'altezza dell'ultimo bottone. Quindi vedendo qui dove finisce il disegno, andiamo a fare un intacco a questa altezza, che non arrivi proprio alla fine ma un centimetro prima. In modo che l'ultimo bottone abbia spazio per essere fermato. Adesso qui segniamo con il gesso 3 cm, che sono il doppio di questa distanza dal bordo all'altezza del segno dove andrà fermato il bottone. Possiamo andare a ripiegare. Tiriamo per appiattire e effettuiamo un sottopunto tutto intorno. Schiacciato, quindi possiamo fare il sottopunto a mano per tutto il bordo, oppure se non volete farlo a mano potete anche andare a effettuare un'impuntura tutta quanta a macchina, però ovviamente rimarrà meno carino, insomma io preferisco farlo tutto a mano. Nella parte invece dove andremo a fare le asole, il taglio della nostra stoffa verrà fatto all'incirca 1,5 cm sotto il segno dell'ultima asola, in modo da avere abbastanza spazio per saldarsi. Quindi andiamo a tagliare sempre qui, non arrivando fino alla fine ma lasciando 1 cm, e facciamo lo stesso lavoro. Qui adesso misuriamo la larghezza, come dicevamo, dal bordo ripiegato fino alla fine dell'asola e aggiungiamo 0,5 cm o 1 cm addirittura. Andiamo a segnare. Stiriamo e facciamo il sottopunto a mano. Dopo aver fatto i sottopunti su tutto il bordo interno, adesso possiamo andare o a spillare o a imbastire questa parte del collo e andiamo a rifinirlo. Per rifinire sia il giro manica sia il giro collo, se il tessuto è molto sottile possiamo anche piegare, effettuare un'impuntura e ripiegare, effettuare un'altra impuntura, ma io preferisco andare a montare un bordino di sbieco. Quindi calcoliamo la misura del giro collo, del giro manica e tagliamo in sbieco 3 fasce di quelle stesse misure, quindi 2 per il giro manica e 1 per il giro collo. L'altezza deve essere il doppio di quanto vogliamo rifinire. Io solitamente faccio 1 cm, quindi 2 cm più 2 cm di margine di cucitura, quindi la fascia in totale è alta 4 cm.
andiamo a piegare a metà questa fascia. La stiriamo e la andiamo a posizionare sul girocollo dritto su dritto se vogliamo ribatterla all'interno, altrimenti la possiamo mettere sul rovescio se la vogliamo ribattere all'esterno, quindi lasciare il bordino a vista. Io in questo caso preferisco ribatterla all'interno. Andiamo a posizionare lasciando un margine di un centimetro e spigliamo tutto quanto il bordo. Dobbiamo accompagnare il nastro di sbieco senza tirare troppo e senza lasciare troppa morbidezza. Lo sbieco tagliato, appunto la stoffa tagliata in diagonale, sarà molto elastica e quindi ci accompagnerà nella curva. Adesso andiamo a effettuare un'impuntura tutto intorno al margine di un centimetro. Per il giro manica facciamo lo stesso lavoro, andiamo a piegare sempre a metà la striscia. E la posizioniamo partendo dalla cucitura del sottomanica, lasciando un 2 cm, un centimetro e mezzo in abbondanza. E iniziamo a spillare di qui. Arrivati qui, tagliamo, lasciando quindi il sovrapposto di un centimetro da una parte e dall'altra, segniamo il centro . Andiamo ad aprire con gli ultimi spilli, posizioniamo la stoffa in questa maniera . Possiamo segnare anche con una tacchetta, di modo che sia visibile da un lato e dall'altro. E andiamo a fare un'impuntura qui. Cucito, possiamo togliere gli spilli, aprire questa cucitura e stirarla, appiattire in questo modo. Andare a posizionare e anche qui andare a fare un'impuntura tutto intorno a un centimetro. Possiamo togliere gli spilli, rifilare tutta la stoffa in eccesso, andando a tagliare all'incirca un paio di millimetri per restare insomma sotto il centimetro, anche tutti i filetti che sporgono. Rigiriamo, fermiamo sempre con gli spilli e andiamo a effettuare un'impuntura sempre facendo bene attenzione che la distanza sia inferiore rispetto a questo margine, in modo da prendere tutti quanti gli strati insieme. Per la parte invece del collo, stesso procedimento, quindi andiamo a rifilare, ma questa parte andrà prima piegata su se stessa e dopo ribattuta. Mettiamo il nostro gilet al dritto e nella parte del centro dietro possiamo andare a segnare l'orlo con il gesso, qui dove termina questa parte, e poi qui avevamo calcolato 5 cm di orlo, ma volendo possiamo farlo anche leggermente più lungo nella parte del dietro, quindi magari andare a segnare 4 cm invece di 5 e collegare con una linea stondata. Ripieghiamo . Giriamo al rovescio . Ripieghiamo il bordo
e andiamo a effettuare un sottopunto a mano in tutto il bordo, facendo ben attenzione a non farlo vedere nella parte esterna. Ultimo passaggio sono le asole e i bottoni, o a mano o a macchina potete realizzarle. Io in questo caso le realizzerò a macchina con un filo da ricamo, perché ho una macchina che fa delle asole molto carine e si mette il bottone nella parte dietro e le fa tutte uguali della stessa grandezza dei bottoni. In questo caso ho scelto di utilizzare dei bottoni di metallo, perché il gilet sarà sottoposto, verrà aperto e chiuso molto spesso, quindi ho deciso di metterli in metallo perché sono un po' più resistenti rispetto ai bottoni di stoffa. E altrimenti, in alternativa, potete anche mettere dei bottoni di stoffa rivestiti della stessa stoffa del gilet, oppure decorati, ricamati, come preferite. E così il nostro gilet è terminato. Nella parte del dietro io ho fatto questo spacchetto fino alla vita. Potete decidere, come vi dicevo, di continuare lo spacchetto fino più in alto e chiuderlo con dei laccetti, con una fibbietta, oppure potete anche decidere di fare tutta un taglio al centro dietro, quindi in questo caso già dall'inizio dovrete realizzare due pezzi differenti in doppio con una lacciatura stile corpetto, come ad esempio questa qui. Spero che questo video ti sia stato utile. Scrivi qui sotto nei commenti cosa ne pensi, se hai altre tecniche, suggerimenti, trucchetti, se ci sono altri aspetti che vuoi analizzare, altre parti del costume da uomo o da donna, altri abiti che ti piacerebbe vedere realizzati. Ricordati anche di iscriverti al canale, mettere un like a questo video e seguirmi su tutti i social. Ti ricordo che tutti i miei abiti sono disponibili per la vendita e anche la realizzazione su misura sul sito fedemorgana.com, dove potrai trovare anche i cartamodelli per realizzare il tuo abito su misura. Ciao da Fede Morgana e al prossimo video!